Temono per la propria salute i residenti della zona intorno all'incrocio tra via Cantore e via Luiso. All'origine dei timori, una presenza di antenne per la telefonia giudicata eccessiva. Un problema soprattutto da quando, da alcuni mesi, è stato eretto un nuovo ripetitore della Wind sul terrazzo di uno dei palazzi della zona. La zona aveva già di per sé due o tre antenne a pochi metri in linea d'aria dai nostri terrazzi. Adesso ce n'è stata messa un'altra proprio qui sulle nostre teste, che tra l'altro è in pieno centro cittadino con diverse abitazioni, diversi condomini nelle vicinanze. E soprattutto temiamo per la nostra salute e per quella di tutti i cittadini che queste antenne possano alla lunga nuocere alla salute di tutti quanti noi e di altri cittadini se si dovessero ripetere nel tempo le installazioni anche a distanza di altri isolati di qui o al centro della città. A preoccupare ancora di più gli abitanti è la presenza in zona di siti sensibili. Abbiamo delle scuole qui nelle vicinanze, una in via Mazzini, primo circolo Fornelli, c'è la scuola Cassano anche nelle vicinanze, c'è l'hospice anche qui vicino, la basilica, il santuario dei Santi Medici, dove ci sono anche dei residenti per vari motivi accolti dalla fondazione, e comunque ecco, voglio dire che a volte anche le singole famiglie sono importanti. Già in passato hanno denunciato il problema sulla stampa locale, chiedendo anche un regolamento che disciplini la presenza di antenne. Se in questo momento l'attuale regolamentazione presente permette certe installazioni, comunque vanno eventualmente regolamentate anche in maniera più approfondita, anche con studi, diciamo, circa l'effettiva potenza di queste antenne e circa anche i danni che possono provocare alla salute. Essendoci libero mercato, al di sotto di un certo limite le antenne possono essere installate senza problemi, fu la risposta dell'assessore Cosimo Bonasia, che sottolineò la necessità di un maggior controllo da parte dell'ARPA sulle ricadute ambientali, specialmente in zone dove è maggiore la concentrazione di antenne. E anticipò l'intenzione, comunque, di affrontare l'argomento nel prossimo PUG, con un piano per la zonizzazione. Qui la salute del cittadino deve andare al di sopra di ogni lobby, di ogni potere economico, di ogni altra questione che possa avere, diciamo, la prevalenza sulla vita di ognuno di noi.